Sono reduce da un'avventura nella Terra del Fuoco, dove è nata Rush. Abbiamo smascherato Neros, un losco figuro che si spacciava per indovino prevedendo eruzioni vulcaniche. In realtà erano provocate da cariche di dinamite e facevano parte di un piano malvagio architettato assieme a Kraken. Rouge ha scoperto che la sua sfera di cristallo era una Power Stone e grazie ad essa ha salvato Ryoma, che però è rimasto ferito. Così ha deciso di fermarsi nella Terra del Fuoco per accudirlo. Fantastico. La miniera misteriosa. Ci siamo. Tra quelle montagne c'è la famosa miniera che ha scatenato una nuova febbre dell'oro. Io non lo capisco, quel ragazzo. Sembra che ci provi gusto a cacciarsi nei guai. Come può pensare di buttarsi in certe avventure da solo quando potrebbe contare sul prezioso aiuto del suo saggio e fedele servitore? Ma che modi, mi ha letteralmente travolto e neanche una parola di scusa. Questo non sarebbe mai successo nella Terra del Sole. Laggiù la gente ha più rispetto per le persone di una certa età. Spostati, vecchio. Oh, questo poi, ma come ti permetti, Via di lì. Subito, signore. Spero di non averle causato troppo disturbo. Incredibile. Non ho mai visto un posto del genere. C'è gente che gioca e scommette un po' dappertutto. Allora, scommetto. Dai, gioca. Fatemi sotto, ragazzi. C'è qualcuno che ha abbastanza fegato da affrontare il nostro campione. Fantastico, questo è davvero un colpo di fortuna. Eccomi, accetto la sfida! Ma cosa crede di fare quel pivellino? Oh, signorino Edward! Apollo, sei venuto a vedere l'incontro? Attento! Ehi, lascia la bestione, il combattimento non è ancora cominciato! Questo non significa niente, non ci sono regole qui! Sono ammesse tutte le scorrettezze! Beh, cos'è quella faccia? È qualcosa in contrario, eh? Non si azzardi mai più a fare una cosa così sconsiderata. Cerchi di collaborare, la prego. Non posso tenerla d'occhio ogni minuto. Siamo qui per un motivo ben preciso: trovare suo padre. Non dobbiamo concederci distrazioni. Oh, insomma, volevo divertirmi un po'. Sei il solito vecchio brontolone, Apollo. Ritiri il brontolone e anche il vecchio. Ok, d'accordo, scusami. Bene. È incredibile qui, ci sono casino dappertutto. Potrei tentare la fortuna giocando i soldi che ho vinto nell'incontro di oggi. Cosa? Signorino, è una pessima idea! No, non lo faccia! Non vada lì dentro! Prego. Fantastico! Oh, ragazzi, questo posto è un paradiso! E quello è un angelo! Fermo! Torna indietro! Fossi matto! Tu pari! Mi stai accusando per caso? Senta, quell'uomo ha usato insinuare che io avrei barato. È intollerabile. Cacciatelo via immediatamente. Tra l'altro non ha nemmeno la cravatta. Questo è un locale rispettabile e non ammettiamo simili comportamenti. Mi spiace, ma sono costretto ad espellerla. Ascolta, io ho visto con i miei occhi quell'uomo barare e non mi piace che si metta in dubbio quello che dico. È una cosa che mi rende... Accidenti, è grosso come una montagna. Fermo, lascialo andare. Buttiamolo fuori! Ho vinto! Adesso smetti, l'hai già fatto abbastanza danno! Non ti impicciare tu! Oh,
Oh, la mia povera testa. Farei volentieri due chiacchiere con lei, ma devo proprio scappare. Addio. E quello cos'è? Cambiamo il cane. Scusi, signore, ha perso una carta. Deve essere una di quelle che usava per barare, dico bene? No! Bel colpo, Apollo! Mi dispiace, credevo che foste amici suoi. Hai una forza straordinaria. Qual è il tuo nome? Gli amici mi chiamano Garrock. Beh, io mi chiamo Falcon e questo è Apollo. Mi piace la birra? Secondo me è il nettare degli dèi. Sai che potresti entrare senza alcun problema nel Guinness dei primati? Beh, se escludiamo la birra, ci sono solo due grandi passioni nella mia vita: la famiglia e il gioco d'azzardo. Senti un po', ragazzo, sei un combattente anche tu? Sì, come l'hai indovinato? Ho una discreta esperienza. Cosa ci fai su quest'isola? Cerco una persona. Dimmi se l'hai mai vista. Allora? Che c'è? Conosce quell'uomo? No, io non l'ho mai visto in vita mia. Senti, Falcon, tu sei un giocatore d'azzardo. E chi lo sa, non ho mai giocato. Se vuoi ti faccio vedere come si fa. Ce l'hai il fegato per giocare forte? No, non lo faccia, signorino. È un'autentica follia. Smettila, Apollo. Un po' di ottimismo. Perché vedi sempre il lato peggiore delle cose? Piazza le tue fiche su un colore o su un numero e che vinca il migliore. Io mi faccio aiutare da questa. Ma quella pietra? Bella, eh? È il mio portafortuna. La porto sempre con me. Un portafortuna, eh? Nero. Rosso. Oh no, accidenti! Da quando ho questa pietra mi vanno tutte bene. Non perdo mai. Ok, punto ancora sul nero. D'accordo, Falcon. Io ancora sul rosso. Signorino, aspetti, uscirà il rosso anche questa volta. E tu come lo sai? Ne sono sicuro. Non saprei spiegarle perché, ma sono certo che è così. Lo sento e so di non sbagliare. Ehi, Falcon, ma chi è che gioca, tu o lui? Io. E confermo, punto sul nero. Oh no, perché è sempre così ostinato? Perderà e lei detesta perdere. Ah, detesti perdere? Va bene, in questo caso punterà tutto quello che ho sul rosso. Avevo ragione, sapevo che cosa sarebbe uscito. Non mi piace questo gioco, è solo questione di fortuna. Oh, beh, in effetti è così, ma è proprio questo il suo fascino. Ma se ti va di cambiare, magari potremmo fare qualche mano a poker. Sono certo che ti troverai meglio. Mi scusi, signore, vorrei provare questo gioco. D'accordo, adesso provo a concentrarmi. Il colore rosso. E poi, aspetta, vedo anche un numero. Oh sì, il numero 7. Punta a tutte le fish. Scusi, mi ci faccia pensare un momento. Bene, faccia girare. Io non ci posso credere! I miei complimenti, signore. Rilancio di $1,000.
$1,000, eh? Si direbbe che hai in mano un bel gioco. Beh, sono curioso di sapere di cosa si tratta. Vedo. Credi che stia bleffando, eh? Fuldassi. Temo che non basti, amico. Io ho una scala reale. Ho vinto! Evviva, guarda un vinto! Po', da come urla e si contorce, si direbbe che il tuo amico abbia avuto più fortuna di te. Invece io credo che tu abbia perso tutto. Non ti rimane che ritirarti, Falcon. Aspetta, forse ho qualcos'altro. Ah, lascia perdere, non hai niente che mi interessa. Ah, ecco finalmente qualcosa di interessante. No, è troppo preziosa per me. Non posso rischiare di perderla. Ho una proposta, amico mio. La tua pietra contro tutto quello che hai perso finora. Potrei rimettermi in pari con una mano sola? Ti do l'occasione per rifarti. Ok, fai le carte. Ha vinto una fortuna, signore. Ha intenzione di ritirarsi. Beh, sì, direi di sì. Ma ripensandoci, visto che mi trovo qui, credo che farò un'ultima puntata. Mi gioco tutto! Hai perso di nuovo, ragazzo. La tua pietra è mia. Mi dispiace, ma non hai avuto fortuna. Così è la vita. A volte si vince, a volte si perde. Non posso crederci, signorino Edward. Ha perso la sua Power Stone a poker. E tu che cosa hai fatto? Hai giocato alla roulette e hai perso tutto. Quelli hanno visto subito che eravamo due polli da spennare, credimi. Cosa? Lei pensa che ci abbiano truffati? Già, in ogni caso adesso siamo entrambi al verde. Mi domando dove diavolo passeremo la notte. Eh sì, è un bel problema. Dobbiamo trovare qualcuno che ci ospiti gratis. Ma chi e dove? Il fatto è che qui non conosciamo nessuno, Apollo. Mi spiace, ma temo che non abbiamo scelta. Dormiremo sotto le stelle. Sotto le stelle? Ma lei appartiene a una delle famiglie più in vista della Terra del Sole. Non può dormire come un barbone. Non posso permetterlo. Continua pure, intanto io me ne vado a dormire. Non so se ho più sonno o più fame. Ehi, un momento. Dimenticavo che ho una mela. Apollo, vuoi dividerla con me? Eh? Le mele mi fanno tornare alla mente tanti bei ricordi. Per esempio, quando incontrai per la prima volta suo padre. Allora ero molto più giovane, naturalmente, e andavo in giro a vendere giornali. Suo padre mi fermò per comprarne uno. Ma non poteva pagare perché aveva dimenticato il portafogli. E così mi propose di accettare in cambio una mela. Suo padre è un uomo geniale, ma è sempre stato un po' distratto. Apollo, non ho nessuna voglia di parlare di mio padre. Dopotutto è colpa sua se adesso ci troviamo nei guai. Porti rispetto, signorino Edward. Non le permetto di parlare in questo modo di suo padre. Ehi, venite. Garrock? Di qui. Ah? Benvenuti a casa mia, è piccola ma accogliente. Papà è tornato! Comportatevi bene, ragazzi, abbiamo degli ospiti oggi. Ciao. Buonasera, bambini. Vi avevo detto di comportarvi bene. Cercate di scusarli, vi prego. Hanno perso la mamma quando erano ancora molto piccoli. Cosa volete? Sono cresciuti un po' vivaci. Nessun problema, anzi, sono molto simpatici. Sono delle bestie. Va bene, andiamo a mangiare adesso. E niente dolce se non finite tutte le verdure, eh? La ringrazio infinitamente. Una cena deliziosa. Ah, senta, non so se c'è qualcuno che sta cercando due lavoratori qui sull'isola. Meglio se è qualcuno che paga alla giornata. Si può sempre chiedere in giro. Noi non cerchiamo niente di particolare, Gunrock. Ci basta che sia un lavoro onesto. Quest'isola è famosa dappertutto per la sua miniera d'oro. Dovrebbero esserci un sacco di possibilità. Sì, in effetti è abbastanza facile trovare lavoro qui. Ma io non ve lo consiglio.
E perché mai? Ho sentito che tante persone che sono venute a lavorare qui si sono arricchite velocemente. Questo succedeva molto tempo fa. Ora è tutto diverso. Chi ti assume ti fa lavorare come uno schiavo, certe volte nemmeno ti paga. E inoltre girano strane voci. Dicono che alcuni lavoratori siano spariti per sempre. Aiutatemi. E quest'uomo chi è? Un lavoratore della miniera. Che gli è successo? È stato un vero miracolo se sono riuscito a scappare. Cerca di riposare e non preoccuparti, qui dentro sei al sicuro. Questo lo dici tu! Lascialo andare, deve tornare da noi! Ah, davvero? Prova a venire a prenderlo, se hai coraggio. Guarda chi c'è dietro a te! Fai quello che diciamo e nessuno si farà del male! Razza di vigliacchi, farsi scudo con dei bambini! Signorino, faccia qualcosa! Arrivano i rinforzi! Aiuto! Oh, oh, oh. Papà! E non fatevi più vedere! Per questa volta hai vinto tu! Ma non finisce qui, hai capito? Ottimo lavoro, Falcon! E i bambini stanno bene? Certo, grazie a te. Signorino Edward! Che cosa c'è? Papà? Garrock! Mi hai detto che non conoscevi mio padre. Si può sapere perché mi hai mentito? Vedi, Falcon, Pride era un uomo davvero straordinario. Ed è per colpa mia che adesso non c'è più. Cosa? Che cosa ha detto? Ho perso per sempre il mio adorato padrone ed è tutta colpa sua! Lo sai, Falcon, certe volte si vince e certe volte si perde. Mi dispiace davvero. Non è possibile. Mio padre... Garrock, preparati alla lotta! Come vuoi, preparati a perdere! Metamorfosi! Il suo portafortuna era una Power Stone! A noi due! Roccia rotante! Metamorfosi! Falcon, finiscimi. Garrock, mi devi una risposta. Com'è finito esattamente mio padre? Una sera abbiamo giocato a poker e l'ho battuto. Gli ho portato via fino all'ultimo centesimo. E lui ha dovuto andare a lavorare nella miniera. Io sapevo cosa voleva dire lavorare laggiù, ma l'ho lasciato andare lo stesso, perché potesse pagarmi il debito. L'ho mandato incontro al suo destino. Un uomo come lui, ricco, cresciuto nel lusso, di certo non può essere sopravvissuto in quella miniera. Non è vero. Tu lo sottovaluti. Sono sicuro che è ancora vivo. E lo troverò. Voglio che tu mi accompagni a quella miniera. Secondo la leggenda, chi possiede una Power Stone racchiude tra le mani il potere di distruggere o di creare, di dominare le tenebre o di infondere una grande luce, il potere di far sì che ogni sogno diventi realtà.